Buongiorno e bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura ci occupiamo di sanità e in particolare del progetto per il nuovo ospedale di Chieti, il project financing della ditta Maltauro. È Forza Italia a tornare su questo argomento denunciando attraverso il consigliere regionale Febbo il rischio di precarietà per i lavoratori. Inoltre di nuovo Forza Italia denuncia lo sperpero di denaro per un'opera, dicono che non risponde alle necessità degli abruzzesi. Il servizio di Francesca Romana Testi. Arrivano nuove indiscrezioni sul progetto presentato dalla società Maltauro e giunto alla sua seconda stesura in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Dettagli che il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, contesta uno ad uno con motivazioni che spaziano dal rischio precariato per i lavoratori attuali allo sperpero di denaro senza giusta causa con la realizzazione di un centro commerciale al suo interno con 26 attività commerciali e poi l'aumento di parcheggi gratuiti per i dipendenti e non per le categorie deboli, oltre ad un aumento per posti a pagamento che passerebbero da 151 a 488. Nessuna modifica per i posti letto invece, che resteranno 437 più i 61 di Day Hospital. Invariato anche il numero delle unità operative complesse, quelle che per intendersi farebbero guadagnare l'ambito secondo livello all'intera struttura. Insomma, spiega Febbo, l'ennesima dimostrazione di una cattiva pianificazione della sanità in Abruzzo. Uno dei motivi per cui contestiamo il progetto di finanza è intanto perché solo una piccola parte, un quarto dell'intero mosocomio è soggetto a questo problema del cemento impoverito, perché si deve rifare tutto e non intervenire su quella parte. L'altro problema è l'affidamento per 30 anni di tutti i servizi a questo progetto di finanza, che sta a significare che man mano che scadranno i contratti ci sarà personale che andrà a casa, demoliamo e andiamo a realizzare una specie di centro commerciale. Non l'abbiamo capito, ma vengono nominate 26 attività commerciali all'interno di questa struttura, di cui una ristorazione di 750 metri, come se si dovessero fare anche i ricevimenti nunziali. 200 milioni di euro per la realizzazione di un manufatto che, secondo il consigliere regionale, potrebbero invece essere risparmiati utilizzando due nosocomi ormai inutilizzati a Chieti e gestire la necessità di interventi per i presidi di Vasto e Lanciano. Credo che veramente un progetto che non ha i piedi per camminare, che rigettiamo, soprattutto insistiamo perché si sfruttino gli altri due monumenti che abbiamo a Chieti vuoti oramai, che è il San Camillo dell'Ellis e l'ex Santissima Annunziata, e soprattutto che in provincia di Chieti si intervenga per i due ospedali di Vasto e di Lanciano, che veramente sono in condizioni pietose. Ed ora una notizia di cronaca. Continuano i sequestri nell'ambito delle inchieste per il post-terremoto all'Aquila. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti di disponibilità finanziaria e beni immobili e mobili aziendali per un valore di circa 700.000 euro nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti, beneficiaria dei contributi comunitari percepiti nell'ambito dei fondi strutturali PORFESR 2007-2013, stanziati per attrarre nuove imprese nell'area del cratere sismico aquilano. La misura cautelare arriva al termine di un'indagine conclusasi nel 2015 e coordinata dalla Procura di Sulmona. In particolare, secondo quanto accertato, la società oggetto del sequestro avrebbe messo in atto una truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli indagati avrebbero prodotto false dichiarazioni e contraffatto documenti amministrativo-contabili per nascondere l'effettiva sede della società, che in realtà operava al di fuori del cratere sismico. Ed ora torniamo a quanto accaduto ieri nel Consiglio Comunale di Pescara, con il sindaco che ha annunciato l'azzeramento delle deleghe della Giunta, dando così il via al rimpasto di governo che la prossima settimana dovrebbe condurre alla formazione di una nuova giunta al Comune di Pescara. Centrodestra e Movimento 5 Stelle parlano di questo rimpasto, giudicando negativamente i due anni di amministrazione Alessandrini. Paolo Renzetti. Revoca delle deleghe agli assessori, la prossima settimana ci sarà la nuova giunta. Qual è il pensiero dell'opposizione, del centrodestra in particolare?
facciamo una battuta, il sindaco ha detto che ha congelato le deleghe degli assessori, io penso che gli assessori con le loro deleghe siano già congelati e insieme al sindaco dal primo giorno in cui hanno iniziato ad operare, perché questa città non si è assolutamente accorta in questi anni di avere né un sindaco né una giunta se non per atti sbagliati e per attività mai portate a termine. E io penso che questa città abbia bisogno di ben altro che un semplice congelamento di deleghe o un cambio di assessori. Questa città ha bisogno di una nuova amministrazione, perché questo sindaco non è sicuramente in grado di gestire le situazioni, gli avvenimenti che stanno accadendo in città da due anni a questa parte, e evidentemente esclusivamente solo probabilmente un'operazione dettata da questioni di faide interne al PD, ovvero D'Alfonso contro Di Matteo, a seguito di quello che è accaduto nell'ACA, che sta accadendo all'interno del rinnovo dei vertici dell'ACA, ed è una questione di faide interne sia del PD che di altri gruppi di maggioranza, ma certo sicuramente non accadrà nulla di eclatante che porterà questo sindaco, questa amministrazione a svolgere meglio il proprio compito. Finalmente una presa di coscienza della insufficienza di questa giunta per i due anni e mezzo che sono passati, quindi è evidente che c'era bisogno di sostituire delle persone, c'è bisogno di sostituire appunto chi finora ha lavorato, e speriamo che le sostituzioni siano adeguate ai bisogni della nostra città. Il vostro resta comunque un giudizio critico sulla giunta Alessandrini? Assolutamente sì, assolutamente sì. Uno dei motivi principali è decisamente la delega all'urbanistica, che in questi due anni e mezzo è stata completamente dimenticata, è stata mantenuta dal sindaco, ma nulla purtroppo è stato portato avanti rispetto ai bisogni della città, alla pianificazione, allo sviluppo che questa città dovrebbe avere e che merita. L'avvertenza acqua Santa Croce, tante le incognite per i 75 lavoratori dello stabilimento di Canistro che sono in mobilità e che hanno pochi spiragli per il futuro. Il servizio di Filippo Tronca. Politica regionale mobilitata per la vertenza Santa Croce di Canistro, dove sono a rischio 75 posti di lavoro, a seguito della mobilità decisa dall'attuale proprietà che non ha ottenuto proroghe per la concessione dopo l'annullamento del bando vinto nell'autunno 2015. La novità ribadita dal vicepresidente Giovanni Lolli sia a Canistro in occasione di un'assemblea pubblica nell'aula consigliare sia a Palazzo dell'Emiciclo in conferenza di capigruppo è che il nuovo bando è pronto e prevederà un ambizioso piano industriale adeguati livelli occupazionali. Recentemente nell'ultimo incontro abbiamo trovato un punto che secondo me è un punto ragionevole. A me non mi interessa di fare questioni di principio le faremo in altra sede. A me interessa di avere la disponibilità di quel pezzo di bene che rende il bando possibile. Gli avvocati a Santa Croce ieri sono messi in contatto con i nostri dirigenti e spero che su questo si arrivi nel giro di questa settimana a un punto di accordo, noi rientriamo in possesso del bene, parte il bando e il bando poi è il bando, risponderà chi ha interesse a rispondere, è chiaro che il bando verrà fatto diversamente da come fu fatto precedentemente. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pancrazio, però esprime preoccupazioni per le tempistiche. I lavoratori, terminata la mobilità, avranno infatti al massimo due anni di NASPI, il nuovo ammortizzatore sociale. Beh, l'unica preoccupazione è quella di salvaguardare i posti di lavoro e di salvaguardare un'attività così importante che porta anche il nome dell'Abruzzo. Oggi abbiamo audito il vicepresidente Lolli, su questo versante l'intera conferenza diciamo converge, l'unità è quella di tutelare i posti occupazionali. Nella riunione di Canistro il sindaco Angelo Di Paolo ha ribadito con forza che tutta la comunità è compatta nel voler salvare e rilanciare lo stabilimento, con quale imprenditore non importa, purché sia ambizioso e capace di far tesoro di una delle migliori acque minerali in Italia. Il mercato è molto vasto, viene aggredito, l'Italia risponde anche positivamente rispetto alla proposta di un'acqua che sappiamo tutti quanti è stata dichiarata la migliore sotto l'aspetto organolettico, delle qualità eccetera d'Italia, tra tutte quante le altre acque. Io non capisco perché altri possono avere degli spazi che non so, io non perché voglia sminuire il valore delle altre acque, ma la Guizza ad esempio ha assunto tanto personale, ha assunto 100 persone, e quindi perché se lo fa la Guizza lui non lo può fare? Evidentemente avrà altre visioni del mercato o diciamo della costruzione di un'azienda o della gestione di un'organizzazione di un'azienda, ma questo non è che può dare la responsabilità a noi, è una cosa che riguarda lui.
Sembra farsi più vicino l'avvio dei lavori di bonifica per la discarica di Colle Sant'Antonio di Chieti, andata a fuoco nel giugno del 2015. Ad annunciarlo è il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, che ha incontrato qualche giorno fa i vertici della regione e soprattutto l'ARTA, ed ha ottenuto anche l'impegno economico per i fondi necessari per la bonifica. Sentiamo il servizio. 15 mesi dall'incendio alla discarica di Colle Sant'Antonio. Sembra trovare la quadra l'operazione di avvio della bonifica. Se nei giorni scorsi la buona notizia riguardava la revoca dell'ordinanza che vietava l'utilizzo di prodotti coltivati nelle aree circostanti, oggi la Regione dà la sua approvazione per i fondi necessari alle operazioni, anche se in via ancora generale, visto che gli interventi possono essere condotti secondo più modalità e diversi anche i costi. Abbiamo fatto questa riunione con il sottosegretario Mazzocca, con il sindaco di Bucchianico e con la prefettura e l'ARTA soprattutto, la quale ARTA ci ha dato confortanti risultati rispetto ai livelli di inquinamento che sono al di sotto della media, ma soprattutto oggi ARTA ci deve dare i codici CER di quei rifiuti in modo che si possa avviare i 5.250 metri cubi di rifiuti ad una destinazione diversa da quella del sito di Colle Sant'Antonio. Per far questo abbiamo bisogno ovviamente di intervenire con delle ordinanze che predisporrò io, ma è necessario, prima che io faccia le ordinanze, che la Regione ci dia certezza sulla finanziabilità del progetto di bonifica, progetto che verrà redatto dal Comune in collaborazione con la Regione, e ovviamente ci dovrà dare certezze anche sui tempi di erogazione dei fondi, perché solo a quel punto potremo per davvero appaltare i lavori per la pulizia dell'area e quindi della caratterizzazione della stessa. Esiste una stima indicativa della somma che è indispensabile per la bonifica? Già nel dicembre del 2015 noi avevamo fornito alla Regione un primo progetto che ovviamente adesso va adeguato alla piena conoscenza della situazione di quel sito, che stima l'intervento oscillabile a seconda della modalità di lavorazione e di smaltimento dai 300 ai 500 mila euro. Continuano le iniziative in vista del prossimo referendum costituzionale. Per parte il tour in Abruzzo, del camper del Movimento 5 Stelle per dire di no. Oggi a Pescara la presentazione dell'evento. Consigliera Marcosi, parte questo camper, questo giro itinerante per l'Abruzzo per dire no, di votare no al prossimo referendum. Per dire no alla riforma incostituzionale Boschi-Renzi-Verdini. Noi crediamo tutti, portavoce del Movimento 5 Stelle Abruzzo, dai comunali ai regionali ai parlamentari, credono di dover combattere, di scendere in campo proprio per due mesi contro questa riforma, che troppo spesso i motivi del no vengono celati, diciamo, dai media e dai giornali. Noi andremo nelle piazze, 77 piazze, a partire dal comune più piccolo d'Abruzzo, Montelapiano, per finire con l'Aquila tra due mesi, a raccontare i motivi del no, che sono dei motivi assolutamente fondati. Oggi qui in Piazza Unione a Pescara ci sono tutti i consiglieri regionali, consiglieri comunali, dunque uniti e compatti in questo giro per la nostra regione. C'è anche un parlamentare, gli altri sono a Roma. Siamo assolutamente uniti e compatti e crediamo che questa sia una priorità, perché troppo spesso i cittadini pensano che la riforma incostituzionale, mi viene da dire, che la riforma costituzionale non incida sulle loro vite. In realtà inciderà sulle loro vite e ci sarà una grave perdita di sovranità da parte della popolazione. Cambiamo argomento con una notizia che riguarda l'economia. Abruzzo agli ultimi posti in Italia in materia di credito. I prestiti alle imprese artigiane a marzo di quest'anno sono calati dell'8,6%, mentre in Italia sono scesi del 6,1%, cioè 90 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2015, dato che colloca la regione al terzultimo posto della graduatoria nazionale. L'ammontare totale del credito concesso all'artigianato in Abruzzo è pari a 949 milioni di euro. È quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'indagine del Centro Studi della Confederazione Nazionale. A livello provinciale i dati peggiori si registrano a Chieti, che con il meno 13,4% si classifica al 106° posto della graduatoria nazionale. Seguono Teramo, meno 9,9%, decima posizione, e Pescara, meno 7%, 81° posizione. Seppur con il segno meno, registra il risultato migliore non solo d'Abruzzo ma anche d'Italia la provincia dell'Aquila, meno 1,2%, primo posto della graduatoria nazionale.
Adesso ci occupiamo di ambiente, una due giorni sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulle politiche energetiche da porre in essere su scala globale. Questo è il tema del confronto in programma oggi e domani a Pescara, al Museo delle Genti d'Abruzzo, organizzato dalla Regione. Stiamo parlando di un tema estremamente concreto, basti pensare agli effetti dell'emergenza meteo del marzo 2015 per vedere come, se si fosse più pronti ad adattarci a questi cambiamenti climatici, sarebbero potuti ricercare e trovare moltissime economie che altrimenti invece devono essere impiegate per la riparazione dei danni. È un tema ovviamente globale, ma è un tema che all'Abruzzo sta molto a cuore, proprio perché liberando queste risorse possono essere impiegate in altri comparti della vita sociale e di comunità. Il sottosegretario Mario Mazzocca ha parlato poi di quelli che saranno i prossimi appuntamenti che vedranno la Regione Abruzzo protagonista. E chiaramente adesso siamo andati avanti e presenteremo anche le attività che nel frattempo abbiamo condotto, dalla preparazione alla partecipazione alla COP22 di Marrakech e alla presentazione invece di due importanti progetti LIFE sul tema adattamento climatico. In uno siamo leader, in un altro partner, presentato dalla Bocconi di Milano. Il primo, fra l'altro, inerisce interventi sul tema delle alluvioni. Una delle realtà urbane prescelte è proprio Pescara, proprio perché credo si presti maggiormente a sperimentare questo nuovo modo di approcciarci al nostro territorio. Non ci sarà alcun depotenziamento del centro disturbi del comportamento alimentare dell'ospedale di Popoli, lo assicura l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, raccogliendo l'invito dell'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco a fare chiarezza sul futuro della struttura. Nei giorni scorsi la Sclocco, condividendo le preoccupazioni sollevate dagli utenti che temono una penalizzazione del centro in coincidenza della riorganizzazione della rete ospedaliera, aveva inviato una nota a Paolucci chiedendo di fornire rassicurazioni. I timori sono legati alla circostanza che nel piano di riorganizzazione sanitaria sia previsto il trasferimento dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale di Popoli, a cui il centro disturbi alimentari afferisce, nell'ottica di un percorso terapeutico articolato. Dopo 5 anni il centro polivalente di Royo Piano nell'Aquilano, realizzato dalla Caritas, è costato 1 milione di euro, è ancora inutilizzato. La rabbia dell'associazione Abruzzo Autismo Onlus nel prossimo servizio. Royo Piano, frazione del comune dell'Aquila. A 7 anni e mezzo dal terremoto del 6 aprile 2009, il centro storico medievale è ancora un rudere invaso dalle erbacce, abitato dal silenzio e dall'attesa e forse anche dalla rassegnazione. Ma quello che forse fa più rabbia è che simile destino è toccato anche al centro polivalente, costruito proprio per dare una risposta immediata ad una comunità senza più un paese e luoghi di incontro. Inaugurato nell'ottobre 2012, realizzato dalla Caritas con 1 milione di euro di donazioni post-sismi. A complicare le cose la solita burocrazia. Problemi si sono verificati ad esempio con l'accatastamento e la definitiva dichiarazione di agibilità che ha impedito il passaggio di consegne da Caritas a Comune. Nell'interminabile attesa la struttura, inutilizzata per lunghi 4 anni, sta però intanto degradando. Sulle pareti sono visibili ad esempio i segni di infiltrazione d'acqua dal tetto. Una beffa, un motivo di immensa amarezza, soprattutto per l'associazione Abruzzo Autismo Onlus, che da anni chiede di poter utilizzare la struttura, dotata di 6 mini appartamenti, cucine, di ampi e luminosi locali senza barriere architettoniche. Un edificio ideale insomma per l'innovativo progetto Weekend Respiro, che prevede soggiorni ludici e terapeutici nei fine settimana per persone autistiche e le loro famiglie. Il presidente dell'associazione, Dario Verzulli, padre di una ragazza autistica, ha più volte incontrato la curia aquilana e il comune per proporre questa destinazione d'uso, ricevendo solo pacche sulle spalle e rassicurazioni, mentre l'ortica, la vitalba e la cicoria crescono rigogliose intorno al centro polivalente. Ci pensavo qualche giorno fa, proprio a valle, diciamo, dell'emergenza del sisma di Amatrice, di quei territori, quale valenza e quale utilità potrebbe essere, rappresentare questo centro polifunzionale con anche degli alloggi, sì, appartamenti perfettamente arredati. Tra l'altro io ricordo agli ascoltatori che
Noi abbiamo presentato una istanza specifica come associazione per la gestione di questo centro in condivisione con le associazioni locali e la comunità locale di Roio, affinché divenisse un luogo di riferimento per i weekend di respiro, cioè un luogo dove attività di respiro per le famiglie con autismo potesse essere garantito sia alle famiglie aquilane ma a quelle abruzzesi. Per noi è oro colato una struttura del genere. Però aspettiamo che venga, speriamo che prima o poi vengano utilizzate. Ed ora ci occupiamo di scuole, prova di evacuazione questa mattina all'Istituto Savini di Teramo. Andiamola a vedere nel servizio di Elisa Leuzzo. Prove tecniche di evacuazione al plesso scolastico Savini di Teramo, dove questa mattina alunni e docenti della scuola sono stati coinvolti in una simulazione di evacuazione in caso di incendio. Beh, si è svolta con probabilmente con un eccessivo realismo, nel senso non è stata assolutamente provata in precedenza e quindi abbiamo simulato veramente surreale tutte le criticità che possono essere incontrate in questi casi, quindi macchine parcheggiate, difficoltà di accesso e così via, però ecco, devo dire le squadre si sono organizzate e hanno sicuramente prestato, come dire, anche su un soccorso simulato nel migliore dei modi. Simulato con fumo artificiale. I ragazzi hanno dato prova di estrema serietà, hanno risposto bene, hanno seguito veramente alla lettera tutte quelle che sono state le disposizioni impartite nei giorni precedenti e io penso che queste prove vadano fatte, vadano ripetute, non come in genere si suol fare in maniera canonica solo due volte l'anno, cioè non deve essere una prova quasi burocratica, ma deve far parte di un modus operandi. Restiamo sempre in tema di scuole, ma ci spostiamo a Penne, dove il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha fatto visita all'Istituto Statale d'Arte Mario Dei Fiori, oggetto di alcuni lavori di messa in sicurezza e di adeguamento. Oggi è stato un gran piacere ricevere il presidente Di Marco a scuola. La presenza fa seguito a dei lavori che sono stati svolti durante l'estate e che ormai sono arrivati al termine, per cui siamo in fase di riconsegna. I lavori hanno previsto una ristrutturazione, un adeguamento per la sicurezza di alcuni spazi. Aspettiamo veramente la fase successiva, che è la ristrutturazione della parte inagibile, che ormai è chiusa dall'evento sismico del 2009. Sarà un lavoro importante che ridarà veramente tanto spazio alla scuola e di cui la scuola ha tanta necessità in questo momento. Con la Preside dell'Oso condividiamo la necessità di intervenire celermente non solo sugli interventi che si stanno per concludere, ma anche sull'altro importante investimento di 850.000 euro che consentirà a tutto l'edificio di riavere la piena funzionalità. È stato per me un momento molto importante quello di oggi, perché incontrare dei ragazzi che stanno iniziando l'attività scolastica proprio qui e averli così direttamente coinvolti anche sulle scelte che la provincia sta portando avanti sulla sistemazione di questo edificio significa anche dare loro la certezza sul futuro di questo plesso, che per noi è indiscutibile e su cui lavoreremo per consentire ulteriori iscrizioni e avere appunto la giusta forma di sostegno che merita un istituto di alta qualità e qualificazione come quello in cui ci troviamo. Gli eventi: domani a Teramo prenderà il via la 23ª edizione della rassegna polifonica Aprutina. Il venerdì 30 settembre alle ore 21, sempre presso l'Aula Magna del Convitto Nazionale Delfico in Piazza Dante, aprirà il Coro Verdi, come tradizione occuperà poco spazio per fare ospitalità agli altri. Poi ci sarà un coro di Chieti, coro contemporari Novus e infine la Scuola Cantorum Pacini di Adri. Il sabato ci sarà questa giornata di studio. Alle 15.30 del pomeriggio ci saranno delle audizioni aperte a tutti i giovani fino ai 30 anni per la formazione di un nuovo coro regionale. E alla sera poi ci sarà il coro di Abason di Roma e il coro Vocalia Consort sempre di Roma diretto da Marco Berrini.
La domenica alle ore 12 presso il Duomo la consueta partecipazione alla solennizzazione della messa da parte dei cori che hanno partecipato a questa rassegna. La nostra sede storica, tradizionale, è stata dichiarata inagibile. Ci siamo un po' guardati negli occhi, che facciamo, che non facciamo, io lascio immaginare proprio nel pieno dell'organizzazione a 10-12 giorni dalla data, però alla fine proprio ecco, guardandoci senza parlare magari negli occhi abbiamo detto no, dobbiamo andare avanti, dobbiamo superare questa difficoltà e la supereremo. E adesso lo sport, iniziamo dalla Serie A e dal Pescara in attesa del pronunciamento domani della Corte Sportiva d'Appello sul ricorso presentato per la squalifica di Zampano. Il Pescara prosegue la preparazione del match casalingo di sabato alle 18 contro il Chievo. Nessun problema per Alessandro Crescenzi che dunque in caso di conferma della squalifica per Zampano potrà sostituirlo sulla corsia di destra della difesa. Intanto andiamo ad ascoltare le parole dell'autore del gol del pareggio a Genoa, Manai, e del centrocampista Gaston Brugma. Siete andati vicini alla vittoria, questa vittoria che non arriva, vittoria sul campo, vi pesa a livello psicologico oppure non pensate, non ne fate un problema in questo momento? No, noi nello spogliatoio siamo molto sereni, il mister infatti ci tranquillizza sempre, alla fine le prime cinque partite abbiamo incontrato delle squadre molto forti, Inter, Napoli, Sassuolo, Lazio, quindi possiamo solo crescere e migliorarci. È un gol pesante che dice anche che Manai è un giocatore pronto probabilmente per giocare dall'inizio. Sì, questo qui io lo so, però è l'allenatore che fa la formazione, io sono a disposizione della squadra, sia se l'allenatore mi fa partire dall'inizio, sia se il mister una mattina si alza e non mi mette proprio, io sono a disposizione della squadra e se entro in campo voglio fare il meglio per la squadra. La cosa fondamentale per me, io vivo per segnare, se mi arriva la palla faccio gol, se non arriva la palla non sono né Messi né Cristiano Ronaldo che prende palla da centrocampo e fa gol da solo. Sempre, il mister ha parlato sempre che in settimana se guadagni il posto, sicuramente al centrocampo ci sono tanti compagni che saranno a mille, quindi il mister sempre diciamo che è in difficoltà a mettere la squadra. Io sono contento per la prestazione, sono contento per questo inizio di campionato a livello personale e a livello della squadra. E questa è la strada giusta per arrivare alla prima vittoria sul campo di questa stagione? Sicuramente sì. È difficile, siamo in tanti, è il primo anno di Serie A, quindi siamo giovani, stiamo crescendo con l'esperienza di quelli che hanno giocato di più. Sicuramente siamo sulla buona strada, se giochiamo così prima o poi arriva la vittoria. Adesso siamo alla Lega Pro, da valutare nel pomeriggio le condizioni del terzino del Teramo, Tommaso Dorazio, che comunque dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di sabato in casa del Sud Tirol. Chi farà sicuramente parte della linea difensiva titolare biancorossa e il centrale Nebil Kaidi, che andiamo ad ascoltare. Qualcosa è cambiato perché queste due partite abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto alle prime e quindi probabilmente qualcosa dentro di noi è scattato, quindi niente, speriamo solamente di continuare così, perché la cosa più importante adesso è dare continuità di prestazione prima di tutto e poi anche dei risultati sarebbe importante, ecco. Non è fare fuori gioco, è proprio il fatto che magari il Teramo si è difeso alto, si è difeso più in avanti e ha cercato di recuperare palla nella metà campo avversaria e quindi è normale che stando alti concedi più profondità e quindi magari l'attaccante avversario è portato ad andare più in fuorigioco, però è proprio l'atteggiamento della squadra che è cambiato ed è per me una cosa positiva, ecco. No, io sono contento perché stiamo facendo bene, quindi chiunque, purtroppo è cambiato allenatore, però l'importante è che il Teramo faccia bene, ecco. È normale che questo Teramo, se gioca così, non è facile per nessuno, penso, perché
Non è che in base all'avversario il Teramo secondo me si deve comportare. Se il Teramo è così aggressivo e lavora bene così senza la palla, quando non ha la palla, il Teramo può mettere in difficoltà tutti, perché in Lega Pro non ci stanno né Messi né Ronaldo, quindi secondo me una squadra organizzata in Lega Pro può fare sempre bene. I lavori sono magari diversi da quelli che facevamo prima, però penso che si lavorava tanto anche prima, quindi non è quello il discorso, è stata proprio forse una cosa più mentale e tattica, penso. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.